Sulla terraferma, più dell'11% del territorio è adesso protetto. Ma gli oceani non sono così fortunati, perché non possiamo controllarli e vedere cosa sta succedendo. Qui in Corsica, l'habitat del maiale selvatico è protetto, ma c'è molta meno preoccupazione per le specie che vivono sott'acqua. I più alti picchi rocciosi non sono sulla terra, ma negli oceani. La montagna più alta non è l'Everest, è l'isola di Hawaii. La cima di una montagna sommersa di oltre 9.200 metri di altezza. Invisibile ai nostri occhi, appena disegnato dalle mappe, il fondale marino, a differenza dei nostri continenti, resta un mistero. Il 90% delle specie marine sono ancora sconosciute. Avevamo appena iniziato a studiarle e abbiamo capito che sono state minacciate dallo sfruttamento del mare. Siamo saggi abbastanza da proteggere quello che non possiamo vedere? Vi porterò in una zona dove si pescano aragoste. Qui i pescatori locali stanno cominciando seriamente a farsi queste domande. Siamo a Centuri, ma in Corsica dicono Centur. Siamo a Capo Corso, nel nord dell'isola, e questo è uno dei più vecchi porti di pesca e anche il più importante in Corsica. Siamo con Nicolas Melis, un pescatore di aragoste. Sì. Mi hai detto prima che nella tua vita hai catturato quasi 30.000 aragoste. Esatto, 30.000. Sono più di 20 kg al giorno. 20 kg al giorno era la media. Purtroppo oggi quella media non esiste più, perché a volte ne catturiamo meno di 5 kg. E perché? Abbiamo pescato troppo e adesso la riserva è esaurita. Quanti pescatori siete? Siamo in 8, con 8 chilometri di rete ciascuno. Pescavate con reti così grandi prima? No, all'inizio, quando potevamo catturare 30-40 kg di aragoste al giorno, circa 25 anni fa, avevamo un chilometro di rete, ma gradualmente, come diminuivano le aragoste, invece di rimpicciolire le reti, le abbiamo ingrandite. In qualche modo è un nostro errore se non possiamo guadagnarci da vivere oggi senza le aragoste. Guadagnavamo, ma oggi non più. Quindi cosa avete fatto? Abbiamo riunito tutti i pescatori e abbiamo deciso di regolarizzare le reti, renderle più piccole e ricoprire una zona meno estesa per dare alle aragoste la possibilità di moltiplicarsi. La soluzione migliore sarebbe quella di smettere di pescare per qualche anno. E nel frattempo cosa potreste pescare? Beh, pesce. Avremo bisogno di indennità per continuare a sostenere le spese. Se non le avrete, allora dovrete... Questo è impossibile, impossibile. Proseguiremo a pescare quello che c'è. Continuerete a pescare fino a quando non ci saranno più aragoste? Beh, sì, è così. Non vi sembra un po' stupido? Sì, è un po' stupido, ma dobbiamo anche sopravvivere. Abbiamo famiglia. Ok, io mi sono ritirato, ma ci sono persone con 3 o 4 figli e devono mandare avanti la baracca con il loro lavoro. Anche questo è giusto. Ho capito. Grazie, Nicolas. Di niente. In Francia consumiamo 35 kg di pesce all'anno per abitante. In Giappone 75 kg. Abbiamo stimato che una persona su due nel mondo si affida al cibo proveniente dal mare. Un numero spaventoso. Nel 1950 abbiamo catturato 18 milioni di tonnellate di pesce all'anno. Oggi siamo quasi a 100 milioni. Stiamo svuotando il mare. A tal punto che il 60% del pesce consumato in Europa non deriva più dalle nostre spiagge. Vi porterò nell'Africa occidentale, in una zona invasa da pescherecci di tutto il mondo. L'industria del pesce sta minacciando la sopravvivenza dei pescatori locali. E come vedrete, la cosa non è così semplice. L'arcipelago di Bijagos si trova nella Guinea-Bissau. Una striscia di un centinaio di isole ornate da paludi di mangrovie e ricche di palmeti. Solo 20 sono abitate. In queste acque il pesce è abbondante, ma per quanto ancora? Ecco la minaccia, pescherecci da traino cinesi. Sono delle navi bara che hanno già saccheggiato le acque del Senegal e della Guinea Conakry. Gli equipaggi sono pagati una miseria,
lavorano in condizioni molto dure e in un giorno prendono quello che i pescatori di Bijagos catturano in un mese. Il pesce viene consegnato a navi per la lavorazione e venduto sui mercati internazionali. Sta avendo luogo un disastro ecologico senza testimoni, perché i pescherecci agiscono in mare aperto. Felipe Cardoso ha lanciato l'allarme. Incaricato di fare in modo che le quote pesce siano rispettate in ogni regione, regolarmente ispeziona l'arcipelago. L'arcipelago di Bijagos è minacciato da una pesca massiccia, perché molti pescatori provenienti da altri paesi vengono a pescare qui, sebbene sia vietato dalla legge, perché l'arcipelago è classificato come una riserva di biosfera dall'UNESCO. Ma i pescatori stranieri non rispettano la legge. Il fatto che il pesce stia scomparendo è un problema molto sentito nell'arcipelago di Bijagos, perché per gli abitanti di queste isole il mare è sacro. Il villaggio di Binté, nell'isola di Karachi. Travestito da squalo martello, il danzatore cerca la benevolenza delle divinità. È l'animale più riverito. Simboleggia il potere della natura. Lamine è un pescatore. Utilizza una semplice rete con pesi di piombo che getta qualche metro lontano. L'opposto dell'industria del pesce. Quelli di Bijagos non vendono il pesce che catturano, prendono solo quello che serve. Così fa Lamine. Ma oggi anche le sue modeste necessità non sono coperte a sufficienza. In una mattina Lamine è riuscita a catturare solo 6 piccole triglie. Oggi il pesce è molto piccolo e ce n'è rimasto davvero poco. Non basta per sfamare la mia famiglia. Quando ero bambino ce n'era così tanto che potevamo prenderlo con la fiocina. Chi è responsabile di questa carenza? Lamine ha la sua idea. Sono i senegalesi, i pescatori della Guinea Conakry e della Sierra Leone, che sono i responsabili della mancanza di pesce. Oggi più di 400 persone stanno vivendo qui e sostengono una piccola industria del pesce sempre in precarie condizioni. Allo scopo di cercare di rendere i pescatori di Porcos attenti e rispettosi nei confronti dell'ambiente, Felipe viene qui ogni mese e riunisce un'assemblea. Dovete pescare in modo più organizzato, allo scopo di preservare l'ambiente. Quindi non catturate i pesci piccoli, altrimenti non ce ne saranno più di quelli grandi. E non tagliate le mangrovie, perché proteggono e danno nutrimento ai pesci. Dovete imparare a rispettare il mare. Ma Felipe ha problemi a trasmettere il suo messaggio ai pescatori che combattono ogni giorno per la sopravvivenza. È impossibile sapere esattamente quanto pesce viene catturato illegalmente e poi esportato. Non c'è controllo. Siamo d'accordo con Felipe, c'è solo un modo, forse poco ortodosso, per risolvere il problema della pesca intensiva. In tempi brevi, la soluzione sarebbe per i pescatori quella di lasciare l'isola. Se non vogliono andarsene, allora il governo dovrebbe chiedere alla polizia di espellerli. Ma i pescatori che si sono stabiliti a Porcos sono soltanto una parte del problema. Anche se il governo li espellesse, i veri colpevoli sono da altre parti. Lontano dall'arcipelago, gruppi come Greenpeace denunciano i pescherecci asiatici che stanno letteralmente rubando il pesce.
Nella Guinea-Bissau il governo sta diventando consapevole del problema. Ma le multe sono così alte che i proprietari preferiscono non pagare e abbandonare i relitti delle barche. In un anno 40 di questi pescherecci sono stati ispezionati, una totale perdita di tempo. Che cosa si deve sperare? Sono convinto che le cose andranno meglio domani, perché siamo tutti coinvolti, ma dobbiamo sbrigarci, perché più tempo passa, più le cose peggiorano. Il governo deve agire velocemente e la gente deve diventare più responsabile. Solo allora salveremo l'arcipelago dalla pesca intensiva. Come il petrolio, le risorse del mare sono limitate. E come il petrolio c'è la minaccia della carenza. Tuttavia la pesca si basa su una risorsa rinnovabile. Potrà mai l'uomo essere in grado di immaginare una gestione sostenibile della pesca qui a Bijagos o da altre parti? Oggi questa domanda è cruciale. Al momento stiamo esaurendo i nostri mari. Il 75% delle scorte di pesce è minacciato da uno sfruttamento eccessivo. Questa è la realtà dell'oceano oggi. Il 90% del pesce di grandi dimensioni, come il tonno o il merluzzo, è stato eliminato in un secolo. Oggi i grandi pescherecci sono equipaggiati con sonar ed elicotteri. Nessun banco di pesce potrebbe scamparla. Ma a dispetto di questi sempre più sofisticati mezzi, la pesca non si è incrementata in questi ultimi 20 anni. Se il pesce sulla superficie sta scomparendo, i pescherecci sono equipaggiati per scendere fino a 2000 metri di profondità, rastrellando l'ecosistema marino sul fondo. È come cogliere delle mele con un bulldozer che sradica tutti gli alberi. Risultato? In 30 anni alcune specie sono scomparse al 99%. E non c'è alcuna speranza che tornino. Il loro habitat è stato distrutto, come anche il loro ciclo riproduttivo. Non ce n'è più a sufficienza. E non è tutto. L'industria del pesce non seleziona. Secondo alcuni specialisti del settore, il 25% del pesce catturato viene rigettato in acqua. Il danno è enorme. 300.000 balene e delfini, come anche gli uccelli acquatici, e 400.000 tartarughe vengono uccisi dalle reti e dagli arpioni ogni giorno. Cosa si potrebbe fare? Le scelte sono complesse. Non dimentichiamo che 200 milioni di persone al mondo vivono con la pesca ed è uno dei più difficili e pericolosi mestieri al mondo. 24.000 pescatori si perdono in mare ogni anno. Noi siamo responsabili in quanto consumatori? Sì. Possiamo ridurre la quantità di pesce pescato e compensare la perdita di introito dei pescatori? Sì. Fermare i sussidi alle industrie del pesce? Sì. Aiutare i pescatori locali? Sì. Dirottare verso l'allevamento dei pesci? Forse. Oggi, quasi il 50% del pesce che consumiamo è d'allevamento. Viene dalle fabbriche del pesce. Incredibilmente, a parte internet, la pescicoltura è stata l'attività umana che si è sviluppata più velocemente. Qui siamo vicino alle isole Sanguinarie, ad Ajaccio, sul luogo della più importante fabbrica del pesce in Francia. Siamo con il signor Denis Charvot, uno dei più grandi allevatori di spigole e orate in Francia. Questo è un nuovo commercio. Siamo i contadini del mare. Noi mettiamo il pesce appena nato nelle gabbie e lo teniamo 2 o 3 anni prima di catturarlo e venderlo ai vari supermercati e ristoranti.
Siamo passati dalla pesca all'industria dell'allevamento. Esatto. Ma non vogliamo commettere gli stessi errori che abbiamo fatto con i maiali, per esempio. Certamente. L'idea è quella di evolvere, perché oggi la pesca è considerata in maniera più ecologica. Sfortunatamente le risorse sono diminuite drasticamente. E le soluzioni come l'allevamento hanno cominciato a svilupparsi negli anni Ottanta. Nel mare siamo fortunati ad avere una buona qualità dell'acqua, in particolare qui, così da mantenere la densità nelle gabbie relativamente bassa e il nutrimento non troppo intensivo. Abbiamo un'ottima qualità di pesce, senza trattamento, in un ambiente che resta protetto. Le fabbriche del pesce potrebbero essere la soluzione per salvare il pesce selvatico? Il problema è che per produrre un chilo di pesce d'allevamento servono almeno 4 kg di pesce selvatico per essere ridotti in farina. Un enorme quantitativo di pesci parassiti arrivano per nutrirsi dentro e intorno alle fabbriche? Sono la seconda categoria di pesce, che noi chiamiamo quenenso, vale a dire un pesce meno nobile rispetto alla spigola o l'orata, che sono essenzialmente predatori. Ma il fatto positivo è che ingerisce le scorie dei pesci che abbiamo nelle gabbie e forma una sorta di muro denso, come una barriera artificiale, insieme alle cozze che sono tornate nelle gabbie e che agiscono da filtro per tutto il materiale organico. Il mangime viene dal Perù o dal Cile? Sì, esatto. Questo non è uno sviluppo molto sostenibile. Sì, ma questi sono luoghi dove oggi non ci sono industrie chimiche, anche se questo fa lievitare i costi. I granuli, che sono compressi con le proteine marine, questi famosi stock di pesce che troviamo in Perù, più le proteine vegetali che derivano da coltivazioni quali la soia, il grano e il mais. Anche la soia viene dal Brasile? Sì. Anche, ma è diverso, non è soia OGM, mentre in questo cibo c'è soia francese. Ah, grazie. Contento di fare questo lavoro? Sì, è un bel lavoro. Non è sempre facile, ma è un gran bel lavoro. Spero che i miei figli possano avere un'attività che li porti così vicino al mare, perché è una fortuna poter lavorare in un paese così bello. È meglio che lavorare in ufficio. Dobbiamo trovare una soluzione migliore per nutrire il pesce. Questo è il maggior handicap per lo sviluppo sostenibile di questa industria. L'ambiente naturale marino è molto fragile, come tutti gli ambienti naturali. L'equilibrio si è creato con milioni di anni. I granchi giganti, conosciuti come granchi di Stalin, che vivono in Alaska e Russia orientale, sono stati importati nella Russia occidentale per essere allevati. Beh, quel granchio sta distruggendo l'ecosistema della costa dei paesi nordici. Questa montagna di granchi è invincibile. Non può essere attaccata da merluzzi, naselli o altri pesci. I granchi avrebbero sempre la meglio, soprattutto questi. Il più grande raduno di piccoli granchi che ho visto era grande quanto un campo da football. Questi piccoli di granchio sanno già come difendersi e in età adulta diventeranno granchi giganti. Sono chiamati i granchi di Stalin. Poiché non ha predatori, prolifera liberamente e divora tutto quello che trova sul suo cammino. All'estremità della Norvegia c'è la regione di Finnmark, la zona più lontana del nord Europa. Zona di frontiera tra Russia e Finlandia. Questa estremità del mondo è dominata dal mare di Barents. Per secoli la pesca è ovviamente stata la principale attività per coloro che vivevano in questo luogo desolato, ma oggi il vecchio equilibrio si sta estinguendo per via del granchio gigante. I piccoli dei granchi e gli adulti cacciano nelle acque poco profonde della costa del mare di Barents. Questo provoca una densità che è troppo alta per queste zone costiere. Hanno bisogno di cibo, ma mi domando, ce n'è abbastanza per tutti? Lisse Lindahl Jorgensen, l'unica esperta norvegese di granchi giganti, suona il campanello d'allarme. Questi animali mangiano tutto quello che trovano, pesci, molluschi, stelle di mare.
Il loro ambiente originario è il Nord Pacifico. Il granchio gigante ha dei predatori naturali, come questo enorme pesce gatto, che limita il numero di esemplari. In Norvegia, invece, il granchio gigante non ha nemici e può crescere in totale libertà. Risultato? La popolazione di granchi è esplosa. Nel lungo termine potrebbero trasformare il fondale marino in un deserto. Le vittime principali sono i pescatori. Danneggiano l'attrezzatura da pesca, le reti e le linee, e devastano il fondale marino. Quindi, nel lungo termine, questo granchio potrebbe diventare una vera catastrofe. Una vera catastrofe? Non è proprio quello che i russi speravano di ottenere quando hanno introdotto i granchi nel mare di Barents su vasta scala. Per loro era un granchio magico, di cui la popolazione di Vladivostok, a 7.800 km ad est dell'Unione Sovietica, poteva approfittare. Così nel 1961 una squadra prese migliaia di granchi del Pacifico e li spedì con un treno speciale da Vladivostok a Murmansk. Le autorità capeggiate da Khrushchev volevano dare una nuova risorsa ai pescatori russi in questa regione impoverita. A Mosca, l'uomo che se ne occupava ricorda lo strano metodo usato per selezionare i granchi che dovevano essere spediti in Occidente. Li abbiamo appoggiati sulla schiena. Quelli che si ribaltavano da soli venivano spediti in Occidente. Quelli che si divincolavano restando sulla schiena rimanevano in Oriente. Tra il 1961 e il 1969 i granchi più agili intrapresero un lungo viaggio in treno verso l'Occidente. Yuri, che ha creduto di essere un eroe nazionale per la sua grande idea, ha accusato il colpo quando ha capito che oggi il fondale marino norvegese è a rischio per le devastazioni di questo invasore. Come può essere l'oro inquinante? Ho messo l'oro nelle loro tasche. Infatti di oro si tratta, per le carni delicate vendute fino a $100 al chilo. Per questa regione in difficoltà il granchio è una fortuna economica. Peserà 6 kg, 6 kg e mezzo. Il più grande granchio gigante pesa fino a 12 kg, con un'estensione di 2 metri. Ma i pescatori norvegesi sono autorizzati a catturare solo 300.000 granchi all'anno e non uno di più, rispetto ai 15 milioni di granchi presenti. Questo numero è stato fissato in seguito alle pressioni russe che vogliono mantenere il prezzo. Questi limiti portano a una crescita continua del numero degli esemplari. Al momento possiamo solo catturare i granchi maschi adulti. E questa è davvero una pessima gestione. I pescatori devono rigettare in acqua quelli più piccoli e le femmine, che possono deporre fino a 40.000 uova all'anno. Risultato? Dopo essersi propagati nel mare di Barents, oggi il granchio gigante si è diffuso all'estremo ovest del mare norvegese. Se nessuno li fermerà, potrebbero diffondersi lungo la costa europea. Solo le acque calde nello stretto di Gibilterra potrebbero fermarli. La natura si adatta per tempi brevi in caso di catastrofi transitorie, come le chiazze di petrolio. Ma i granchi giganti si sono ormai stabiliti. Come i granchi influenzeranno l'ecosistema sulla costa del mare di Barents, non è dato saperlo. È questo che mi spaventa. Qui sembra quasi la fine del mondo. Una bomba ecologica a scoppio ritardato è stata innescata dall'uomo. Questa minaccia si avvicina alle nostre coste quotidianamente. Il granchio gigante può percorrere fino a 15 km al giorno e la distanza tra lui e noi sta diminuendo. Ignorando il delicato equilibrio della natura, l'uomo ha innescato una bomba. Adesso tocca a lui disinnescarla.